Ringraziare voi, ringraziare i relatori, coloro che questa sera affronteranno questa serata. Io cercherò di dire come abbiamo immaginato di organizzarla. Intanto posso chiedere a Michela Palestra, a Matteo Zernizzi di salire per cortesia. Perché, come avete visto dal programma, la serata è organizzata in questa maniera. C'è una piccola introduzione per dare a tutti la possibilità di capire quali sono le indicazioni che la legge dà sulle istituzioni, sulle funzioni di città metropolitana, mettere insieme a questo lo scenario, la visione, ciao Marco, lo scenario, la visione, declinare. Abbiamo pensato di farlo così, attraverso l'intervento di 8 sindaci, alcune parole che abbiamo ritenuto essere parole chiave per interpretare e per dare una linea, una visione alla nostra idea di città metropolitana. Questa sera parte il percorso, inizia un lavoro che è stato in parte costruito grazie a incontri territoriali, incontri tra le forze politiche, e ha il suo punto d'arrivo che è contemporaneamente un punto di partenza per la costruzione dei contenuti, delle proposte e dell'idea che noi abbiamo di città metropolitana. Voglio quindi ringraziare prima di tutto il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, voglio ringraziare il sindaco Federico Mancini, la sindaca Michela Palestra, il sindaco Marco Invernizzi, la sindaca Monica Pizzotto, e voglio ringraziare il segretario del Partito Democratico Pietro Bussolati, il segretario del Partito Democratico Matteo Principe, la segretaria di Sintetologia e Libertà Elena Pirovano, e ringraziare la vicepresidente del Movimento Milano Civica, oggi Nanni Anselmi mi ha scritto che per motivi familiari non poteva venire e ha chiesto di essere sostituito dalla vicepresidente Juncker. La ringrazio. Problemi di spazio, gli altri 4 sindaci che interverranno, che sono Siria Trezzi, sindaca del comune Cinisello Balsamo, Flavio Pollone, non Fabio Pollone come abbiamo sbagliato a scrivere, sindaco di Cugiono, Roberto Colombo, sindaco di Canigrate, e abbiamo tutti i sindaci. Prima di iniziare, oggi è una giornata particolare, oggi è di fatto il primo giorno in cui non esiste più la provincia di Milano, e io ho desiderio di ringraziare i consiglieri provinciali che in questi anni si sono impegnati in un'opposizione al presidente Podestà complicata, difficile, la cui visibilità non è sempre stata altissima, e che dal nostro punto di vista rappresentano una straordinaria opportunità di contenuti, di supporto prima, durante e dopo la costruzione della città metropolitana. Adesso io vi tocco l'introduzione che faccio io, cercheremo di essere piuttosto rapidi e il più possibile interessanti. Questo per gli interventi che vi seguiranno sarà certamente così, sul mio non do garanzie. Oltretutto mi si è anche scaricato il cellulare, che succede sempre così, quindi io vado là e comincio questa prima parte. Se riesco. Perciò mi hanno detto che facilmente questo si accendeva, e comincio da questo. Non ci riesco. Eccolo qua. Allora, la legge approvata, intanto, la legge è stata approvata, non è la migliore legge del mondo, ma è finalmente una legge che stabilisce il punto d'inizio della città metropolitana. Le modifiche e la trasformazione del decreto legge che è avvenuta l'inizio di questa settimana al Senato e alla Camera ci ha permesso di eliminare anche un fastidioso retaggio della vecchia scrittura della legge, cioè l'esistenza dell'assemblea statutaria e del consiglio metropolitano. L'assemblea statutaria è stata eliminata correttamente, esiste solo l'elezione esiste solo l'elezione del Consiglio Metropolitano. Il Consiglio Metropolitano è composto da 24 persone che rappresentano i 134 comuni della provincia di Milano,
è eletto sulla base di un voto ponderale, eleggono la platea degli eleggibili e degli elettori è composta da voi, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei 134 comuni della provincia di Roma. L'elezione presumibilmente, ma è in carico responsabilità del sindaco di Milano di concerto col presidente della provincia decidere la data, ragionevolmente pensiamo possa essere la seconda o la terza domenica del mese di settembre, poiché la raccolta delle firme a sostegno delle liste deve essere depositata tra il 21esimo e il 20esimo giorno prima delle elezioni, quindi per evitare di dover fare questa cosa nel mese di agosto è opportuno che sia così. Quindi, per iniziare, quali sono le funzioni della città metropolitana? La legge lo dice chiaramente, sono funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e quindi di coordinamento e di miglioramento delle attività economiche che esistono, di promozione dell'impresa, dell'innovazione, della tecnologia, dentro il mercato del lavoro e dentro l'analisi e lo sviluppo del capitale umano. Per cui ha in carico politiche pubbliche di promozione territoriale, culturale e sociale. E da ultimo, ma non ultimo su questi grandi temi, il tema della semplificazione amministrativa. La seconda grande competenza, ovviamente sto facendo per macro aree in maniera da rendere il più semplice e il più accorpato possibile, è il tema della pianificazione territoriale, che è prima di tutto governo delle grandi funzioni. Governo delle infrastrutture, della progettazione delle infrastrutture, del territorio e finalmente attuare il vero processo di governance, parola che usiamo frequentemente ma che in questo caso raccoglie il suo elemento più compiuto. Rigenerazione urbana, consumo di suolo e agricoltura, paesaggio e ambiente, edilizia sociale, perequazione, compensazione, incentivazione e fiscalità e sistemi informativi territoriali. Ognuna di queste righe rappresenta la possibilità di costruire strategie di area metropolitana condivise, forti e con un grado di cogenza molto alto. Quindi, rispetto alle competenze della provincia di Milano, che erano competenze di coordinamento, di indicazione, queste hanno un valore dentro la costruzione del piano triennale di sviluppo, di cogenza e di realizzazione. La terza grande funzione riguarda i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, servizi alla persona e alla comunità, servizio idrico integrato, gestione integrata dei rifiuti urbani ed energia. Questioni che tutti gli amministratori conoscono, con cui quotidianamente si confrontano. La quarta grande area riguarda la programmazione delle reti infrastrutturali e i servizi di trasporto pubblico. Non sono messe ovviamente per ordine di importanza. Linee metropolitane tranviarie, trasporto pubblico locale su gomma, trasporto ferroviario suburbano regionale. Abbiamo lungo pensato a questo, ma è il rapporto tra il trasporto ferroviario suburbano regionale, le linee S e i passanti, e il trasporto, diciamo, pubblico locale. Il sistema tariffario, che prevede quindi una valutazione delle tariffe, dei biglietti, del biglietto unico integrato, e l'integrazione con la mobilità sostenibile. In queste settimane in cui abbiamo incontrato molte persone, questo tema della mobilità sostenibile, della mobilità leggera, del sostegno a questi modi di vivere la mobilità in città e nella provincia è stato molto sottolineato, e quindi è probabilmente questa una delle linee, grazie anche alla dimensione straordinaria in termini di vastità del nostro territorio, che bisogna seguire. Programmazione delle reti di viabilità. Quinta, tutela e valorizzazione ambientale, sostenibilità e qualità ambientale, sistema paesistico e aree protette, qualità dell'aria, attività estrattive, bonifiche dei suoli. In questa slide sta anche il tema dei parchi metropolitani, in particolare dei parchi
che insistono per la più parte del loro territorio dentro i confini della città metropolitana. Sono andata troppo in là, mi dispiace, lo sapevo. Questi sono 5 macro aree, ma quello che cerchiamo di fare questa sera insieme, nessuno sa qual è la strada, nessuno sa come i 24 componenti del Consiglio metropolitano, a cui spetterà il compito di scrivere lo statuto e a cui dovremo dare tutti, la politica, l'associazionismo, chi si occupa di qualsiasi forma di interesse pubblico e quindi le attività imprenditoriali, i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti del commercio e dell'industria. Noi insieme dobbiamo rappresentare la capacità di fare di questa città metropolitana una città metropolitana forte e condivisa, che deve essere dotata di adeguata autonomia, di potere, di risorse e dove tutti gli attori, pubblici e privati, si riconoscono e riconoscono alla loro collettività la capacità e la possibilità di fare scelte utili al bene dei cittadini e della comunità. Deve essere vicina e partecipata, perché il lavoro che stiamo facendo adesso è abbastanza distante dalle persone. Noi siamo tutte persone che in una qualche misura sono o consiglieri o fanno direttamente politica. È necessario che il tema di città metropolitana divenga popolare, conosciuto, considerato utile, e per questo non possiamo fare una campagna, diciamo, dentro l'elezione del Consiglio metropolitano che si limiti alla ristretta cerchia delle persone che abitano la politica. Semplice e affidabile, capace di razionalizzare e rendere più facili e rendicontabili le azioni amministrative. Questo è, diciamo, probabilmente uno dei compiti più complicati ma più necessari. La semplicità è un tema dominante della pubblica amministrazione, cui dobbiamo tendere ad arrivare. E la parola affidabilità, che non era nella prima scrittura, mi è venuta dagli incontri che abbiamo fatto, perché mi è stata ripetuta 3 volte. Mi è stato detto che i cittadini hanno bisogno di strutture pubbliche, istituzioni pubbliche, cui riconoscano affidabilità, in grado di rendicontare il proprio lavoro, in grado di poter essere valutate per le cose che vengono fatte. Perciò semplice e affidabile, integrata e utile, in grado di individuare l'ambito ottimale di organizzazione di ogni servizio. Questo è uno dei compiti determinanti nella descrizione della riorganizzazione del sistema amministrativo: individuare qual è la dimensione giusta per quel servizio, per il costo, per la qualità e per il servizio al cittadino. Con identità e visione, queste sono le ultime 2 parole in cui credo si dovrà cimentare chi scriverà lo statuto e tutti coloro che intorno aiuteranno alla valutazione della scrittura di questo statuto, perché dovremo essere in grado di governare questo presente e avere un'idea di dove vogliamo andare verso il futuro, per cui governare questo presente e disegnare il futuro. Questo è il grande compito, non dobbiamo chiedere niente a nessuno, dobbiamo dimostrare che questa parte del paese è in grado di approfittare di un'occasione storica che aspettiamo da qualche anno, per mostrare di essere in grado di avere una visione del compito della pubblica amministrazione, un legame profondo con le forze imprenditoriali, sociali, culturali, associative del territorio, e di consegnare alla politica e agli amministratori la possibilità di fare sintesi e di fare una proposta nuova, utile e vissuta dai cittadini come importante. Finito, grazie. La seconda parte, dopo questa nota introduttiva che spero sia stata utile e credo e spero sia stata sufficientemente sintetica, abbiamo immaginato di chiedere ai sindaci che sono al tavolo di intervenire per 5 minuti seguendo una parola. Daremo loro una parola e loro dovranno iniziare a ragionare su cosa potrà essere, cosa desiderano che sia città metropolitana. Il primo a iniziare è Eugenio Comincini e la sua parola è futuro. Grazie Arianna, buonasera a tutti.
Parto con una citazione di Rainer Maria Rilke, che diceva: il futuro, anzi scriveva, il futuro entra in noi per trasformarsi in noi molto prima che accada. La prospettiva che abbiamo di fronte, quella di creare la più importante e forse l'unica vera città metropolitana d'Italia, è una sfida affascinante, per certi aspetti anche temeraria. Essa affonda le radici in oltre 30 anni di storia amministrativa e in oltre 20 anni di storia legislativa. La nuova istituzione ha vissuto una gestazione certamente complessa e tormentata, ma il suo oggi e il suo domani sono sicuramente ricchi di storia e di dibattiti che in questi 3 decenni ci hanno accompagnato per arrivare a quest'oggi. Il suo futuro, però, il futuro della città metropolitana, non può certo essere quello di un'istituzione che cambia semplicemente l'etichetta di una struttura che già conoscevamo. Da oggi non c'è più la provincia, non possiamo sostituire alla provincia di Milano l'etichetta città metropolitana, sarebbe veramente un disastro. Dovrà trattarsi invece di un nuovo inizio, di una possibilità nuova data ai comuni, ai sindaci e quindi ai cittadini di vedere risolte questioni che da molto tempo sono sul tappeto senza che vedano soluzioni adeguate, o per mancanza di adeguati poteri, o per insufficienza delle risorse disponibili, o per assenza e carenza di coraggio e lungimiranza politica. Il futuro di questa istituzione e della sua capacità di rispondere ai problemi aperti passa inevitabilmente dalle nostre capacità, dal nostro credere fino in fondo che ci è data una possibilità storica per fare quanto non si è mai riusciti a fare, per dare finalmente ai cittadini risposte legate ad un quadro di area vasta complesso. Siamo e saremo noi a determinare il futuro di questo progetto. Il futuro entra nelle persone e cammina sulle loro gambe, cammina sulle nostre gambe. Il segreto del successo della sfida che abbiamo di fronte sta in noi, in quanto ci impegneremo nell'elaborare lo statuto, nel decidere sui poteri e le competenze, nel coraggio con il quale i comuni e noi stessi sindaci delegheremo funzioni alla nuova istituzione. Saremo noi a decidere se questo articolato territorio sarà in grado di entrare nel futuro o se resterà legato a dimensioni, rapporti, riti, abitudini che hanno ormai fatto il loro tempo e dimostrato inefficienza ed inefficacia. Per vincere questa sfida che cammina sulle nostre gambe, avviato il progetto, dovremo quanto prima dotare la città metropolitana di un piano strategico che contenga la vision del futuro, di quanto dovrà accadere nei prossimi anni, nell'arco almeno di un decennio, nel nostro territorio, nei nostri territori. Il futuro si costruisce sicuramente insieme, senza avere la presunzione di tenerlo in una mano o in poche mani, di rinchiuderlo in un solo mandato amministrativo. Il futuro ha bisogno di ciascuno di noi, ma va oltre noi, perché le istituzioni solide e che funzionano sanno attraversare il tempo ed andare oltre le persone. La distanza che si registra oggi in Italia fra le istituzioni e i cittadini e la richiesta diffusa di cambiamento indicano la necessità di un deciso cambio di marcia nella capacità di formulare risposte. Certo, serve molto coraggio, serve consapevolezza di sapersi mettere in gioco, serve comprensione del momento che si vive e dunque della necessità di decidere. La città metropolitana potrà mettere in campo nuove politiche pubbliche e nuove capacità di risparmi finanziari. Molto di questi obiettivi transiterà dalla capacità di riorganizzare i nostri territori, le funzioni dei nostri comuni, di operare in modo nuovo intorno al soggetto istituzionale che ci apprestiamo a far nascere. Il futuro della città metropolitana milanese è già entrato in noi. Oggi non serve soffermarsi a discutere e lamentarsi di come sarebbe potuto meglio essere gestito il processo di costituzione della nuova istituzione. Oggi serve solo credere che siamo e saremo noi i fautori del successo di questa sfida. Certo, servono risorse, interessi e attori in grado di proporre rappresentazioni condivise dell'ampia comunità territoriale, di rafforzare le identità, di forgiare un progetto politico per realizzarlo. Ma ora non si tratta più di formulare previsioni per cercare di conoscere in anticipo il futuro.
ma bensì di saper collaborare a costruirlo, di saper accogliere ed accettare che il futuro stesso cammina con noi e si fa strada attraverso di noi. Se ne saremo pienamente consapevoli, avremo la marcia in più decisiva per far vincere e vincere insieme questa sfida. Buon lavoro e buon futuro a tutti. Grazie. Eugenio Comincini, sindaco di Cernusco sul Naviglio, scusa, non l'avevo detto. Adesso chiedo a Monica Chittò di intervenire. Monica Chittò è la sindaca di Sesto San Giovanni e la parola che le chiedo di commentare è più semplicità. Buonasera a tutti. Non inizierò con una dolce citazione da un grande poeta come Rilke, che però apprezzo moltissimo che sia stato fatto da Eugenio, perché in questo momento credo che la politica debba avere la forza della poesia e quindi trasformare il mondo. In questo momento noi forse ci troviamo effettivamente a interpretare, ciascuno per la sua parte, un grande ruolo di trasformazione che si trasforma in poesia, ma che la poesia non è altro, e non è altro e non è altro, è anche molto realtà. Mi è stata data la parola semplicità. E un po' all'inizio mi ha fatto sorridere, perché io fin dall'inizio dei primi interventi, quando si parlava di città metropolitana, ho sempre detto per 20 anni questa era una sorta di leggenda metropolitana, però questa leggenda metropolitana oggi ce la ritroviamo come una realtà, una concretezza. E proprio pochi giorni fa Fassino, in una intervista pubblica, ha detto: siamo in una fase costituente che non sarà né breve né semplice, quindi paradossalmente qualcosa di opposto alla semplicità. Ed è vero, perché da un punto di vista della costruzione sarà tutt'altro che breve, tutt'altro che semplice. Ma questo doppio tempo, quello della costituzione, quello della vita dei cittadini, non può avere uno sguardo strabico. Conseguentemente la scelta strategica è quella di far passare, di far capire ai nostri cittadini qual è la finalità, una delle finalità prime della città metropolitana. La città metropolitana deve semplificare la vita di tutti noi, degli amministratori prima di tutti, perché cioè, ogni volta che ci incrociamo, ci incontriamo, non facciamo altro che parlare di burocrazia e non ne possiamo più, e conseguentemente questa cosa si traduce in un modo pesantissimo sulla vita dei nostri cittadini. Per cui la prima cosa a cui pensano tutti i nostri cittadini, se pronunciamo loro la fantomatica allocuzione città metropolitana, pensano a due cose. Prima, mi deve costare meno. Dove costare meno non è semplicemente il costo della politica, mi deve costare meno nella semplificazione dei servizi, conseguentemente una razionalizzazione, e ci insegnano più loro di quanto non possiamo insegnargli noi a loro. E poi nella semplificazione della vita. Ho preso alcuni temi. Quindi semplificazione della propria vita per un cittadino, che cosa può voler dire tradotto nella città metropolitana? Beh, sicuramente nella una semplicità da usare. Una città metropolitana deve essere una città semplice da usare e quindi non deve essere appesantita da norme che a rischio di interpretazioni che si contraddicono tra loro e che troppo spesso appunto è la questione che congela il nostro paese. Una semplificazione amministrativa e qui il ruolo dello statuto sarà fondamentale. Quindi apparterrà a noi questo ruolo per rendere semplice la vita dei nostri cittadini. Dovrà essere una città semplice da vivere. E come la immaginiamo una città semplice da vivere? Una città che è policentrica, che al suo interno, nel grande territorio, trova delle funzioni differenziate importanti per loro che costituiscano tanti nuovi centri, reti di territorio, in modo che tutti si sentano parte del tutto e non altro del tutto. Quindi una città policentrica, semplice nel ridisegno del trasporto pubblico, ed è legato ovviamente all'idea di una città policentrica. Il tema del trasporto pubblico è quel tema dei temi. E quindi una rete, pensare a una rete che abbracci i nostri centri policentrici e che non concentri tutto in un unico luogo. Semplice da governare, quindi con decisioni che devono essere veloci, immediate, efficaci, perché chi governerà la città metropolitana avrà anche altro da fare, governare i territori, e dovrà seguire le due cose. Conseguentemente dovrà seguire il proprio nel tutto e viceversa, e non è una cosa così semplice e così scontata. Semplice da progettare da un punto di vista anche urbanistico, e qui la cosa si fa un po' più difficile. Ci sono però degli ambiti che sono di tutti e di nessuno, che sono i confini delle nostre città, che sono i confini dei nostri paesi, che rischiano di diventare, molte volte lo sono, altre volte no, però rischiano di diventare
delle zone grigie. Ecco, quelle sono zone che possiamo ripensare liberamente per farle ritornare a vivere e far sì che creino una connettività del tessuto. Se le pensiamo in questo modo, arriveremo a far sognare e a realizzare quella visione poetica che Renzo Piano, in un bellissimo articolo uscito qualche tempo fa su Sole 24 Ore, ha parlato come periferie, e io però voglio intendere periferia come marginalità della città, non periferia come periferia delle persone. Ha pensato proprio a questo tema come una ricucitura urbana che porta con sé ovviamente anche una ricucitura sociale. È stato anche tema, tra l'altro, è stato anche uno dei temi che è stato oggetto dell'esame adesso di maturità. Semplice da vivere, quindi, che semplifichi le opportunità anche di lavoro, quindi metta maggiormente in rete. Semplice da vivere per vivere bene. Vivere bene, si pensa anche ai cittadini, quando pensano di vivere bene, pensano soprattutto alle politiche ambientali, come va detto molto, molto bene prima, perché l'inquinamento è uno dei temi appunto per chi vive in una città metropolitana che è già città metropolitana da un punto di vista geografico. Il tema dei temi è l'inquinamento. L'inquinamento non si ferma a Sesto, non si ferma a Cernusco, non si ferma a Milano, non si ferma da nessuna parte. E quindi che vada oltre i confini delle politiche, i confini dei nostri luoghi. Ecco, solo così riusciremo a farlo capire e a farla amare ai nostri cittadini. Semplicemente quindi un'occasione da non perdere, perché questo non ce lo potremo permettere come amministratori che in questo momento hanno un ruolo molto, molto importante. Lo strumento appunto l'abbiamo e ci dobbiamo lavorare tutti insieme ed è quello dello statuto. È uno statuto che quindi deve semplificare, perché deve semplificare una legge che per complessità della materia manifesta contraddizioni e criticità, pur consentendoci però di far decollare una riforma di cui si parla da 20 anni. Quindi è importantissimo da questo punto di vista dello statuto. È semplice perché deve essere una città semplice da avvicinare per tutti i nostri cittadini. Grazie. Grazie Monica. Più opportunità. Sì, il titolo, buonasera a tutti, il titolo di stasera era La città metropolitana e ora. E credo che in questa parola, opportunità, sia il fatto che questa è un'occasione che dobbiamo cogliere per scardinare anche le vecchie logiche, per incidere, partendo dal territorio, una parola che è ricorsa già parecchio stasera, partendo dall'analisi dei bisogni di tutti i 134 comuni che fanno parte di questa nuova sfida. E lo dico come rappresentante di un comune di prima cintura, che sente il bisogno di essere parte di questo grande processo di costruzione della città metropolitana. Perdonate un po' la contestualizzazione della realtà che ognuno di noi vive. Noi siamo arrivati a governare ad Arese dopo un sindaco arrestato, un commissariamento, un sindaco che è durato 30 giorni e un altro lungo commissariamento. E ogni giorno scontiamo la fatica di avere la fiducia dei cittadini, la tocchiamo con mano. E questo riprende il tema della semplicità, di qualcosa che ci tocca da vicino, perché il rischio è di percepire la città metropolitana come l'ennesimo passaggio politico che non coinvolge i nostri cittadini. Sono un sindaco che viene dal mondo civico e sono orgogliosa del percorso che ha fatto, perché ha mostrato una grande forza, cioè la sinergia fra il mondo civico e il mondo dei partiti. Perché questo permette una cinghia di trasmissione della quotidianità che noi viviamo fra i cittadini e la politica, e quello che dimostriamo noi tutti i giorni, che questo è un ruolo importante che ci viene affidato, essere pungolo, essere di contatto con i nostri territori continuamente. E vorremmo essere contagiosi in questa nostra esperienza di forte collante fra il mondo civico e il mondo dei partiti, perché l'esperienza nostra nasce dalla messa al servizio, dal conoscere il nostro territorio, difenderlo, amarlo con tanta passione e volendo trasformare quello che noi conosciamo nel piccolo nostro ambito in una sfida più grande che è la città metropolitana. E questa sfida è sicuramente grande,
E quando parliamo di opportunità, noi non possiamo non pensare a opportunità di lavoro, un lavoro che non c'è in questo momento e che forse va ripensato in forme diverse rispetto a come siamo abituati a pensarlo ad oggi, perché dobbiamo avere la possibilità di avere strumenti più snelli, di sburocratizzare a livello territoriale di macro ambito e avere delle opportunità che in questo momento di crisi economica sono la possibilità da cogliere per valorizzare quelle che sono le esperienze nei nostri territori e portarle a un livello più ampio, quello della città metropolitana. La città metropolitana deve essere un punto di riferimento per i servizi dell'impiego e per quelli della persona, non dimenticando che tutto questo deve essere vissuto con una prossimità dai nostri cittadini e con le dinamiche territoriali, perché sennò l'efficacia dell'azione non c'è, non c'è il contatto diretto col territorio. E quando parliamo di lavoro, di opportunità di lavoro, un tema di tutti i giorni, che noi sindaci viviamo nell'impotenza di non avere strumenti per agire, per aiutare i nostri cittadini, noi dobbiamo anche parlare di sviluppo e ancora una volta di sfide da cogliere. E lo dico come rappresentante di una città come Arese, che fino a 15 anni fa poteva vantare sul territorio l'Alfa Romeo, la grande fabbrica. E ora si trova a dover gestire il recupero di un'area post-industriale dopo 15 anni di dismissione e abbandono, nella più completa assenza di una politica di sviluppo territoriale di area vasta che ci lascia consegna con un'eredità molto pesante. E quindi dobbiamo pensare ad avere gli strumenti e la possibilità di sviluppare infrastrutture materiali, ma anche digitali, per favorire e promuovere nuove occasioni di occupazioni e quindi di reddito. E ancora una volta faccio riferimento al territorio, alla realtà che vivo, dove si svolgerà Expo, nei comuni di Arese e quelli prossimi, cioè quel sindaco di Rho, Pero, Baranzate, Bollate. Non si può continuare a parlare di integrazione tariffaria del sistema dei trasporti, potenziamento, armonizzazione della cultura e dell'offerta turistica e arrivare e rendersi conto di arrivare probabilmente tardi per Expo, però ricordiamoci che l'esigenza non sparisce dopo 6 mesi, dopo l'esposizione universale, e questa è un'altra grande eredità che ci consegna la necessità dei nostri territori ampi. E quindi bisogna lavorare affinché gli ambiti territoriali siano efficaci e, mi permetto di dire, si superi la netta separazione fra Milano e il resto del territorio metropolitano su temi che sono di straordinaria rilevanza come i servizi pubblici locali in un quadro normativo che è a dir poco caotico. Vogliamo dare il nostro contributo alla discussione delle questioni strategiche che riguardano l'intera area, dalla pianificazione del territorio all'organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici. Prima abbiamo avuto una carrellata importante di quello che è il mandato e la consegna che dobbiamo portare avanti con tenacia pur nella nel risultato semplice, nella complessità dei temi da affrontare, la viabilità, la mobilità, il welfare che deve essere il rilancio, la possibilità di un rilancio dello sviluppo economico e sociale. I temi sono veramente ampi, ma per creare sviluppo è opportuno conoscere, integrare e approfondire. Questa è l'altra grande opportunità che abbiamo, perché il contributo che daranno i cittadini che sono d'accordo, dobbiamo riuscire a coinvolgere in questa sfida, darà vita a un momento di grande e straordinaria confronto, che sarà magari difficile da gestire, sarà complesso, ma sarà senz'altro stimolante, e dovremo essere capaci di promuovere le peculiarità dei nostri territori superando i localismi ancora una volta e aprire un dibattito politico che permetta a tutte le voci che parteciperanno a questo dibattito di pesare, di poter essere considerate e portare avanti le loro battaglie. Dobbiamo quindi essere capaci di non ridurci a lavorare nei nostri schemi un po' preordinati che impediscono di conoscere, e dovremmo essere un po' conquistati dalla curiosità di creare opportunità e sviluppo e creare anche valorizzazione della diversità di appartenenza. Abbiamo anche da affrontarci con grandi aspettative che creeremo, che
E quando interrogheremo i territori, noi avremo l'obbligo a quel punto non solo di interrogarli, ascoltarli, ma poi di essere conseguenti. E questa è una grande eredità che noi avremo. Ma dovremo essere in grado di coordinare i diversi enti locali, quelli che sono la nostra quotidianità, le nostre difficoltà, e restituirle in un contesto di opportunità più ampio e più efficace, che non ci faccia incontrare nei corridoi e confrontarci anche con le difficoltà di tutti i giorni, ma che ci riempia anche di energia per essere contagiosi, per portare avanti un discorso di territorio che porti a un rilancio e una grande fiducia in questa che è una grande sfida, che è quella dell'area metropolitana. Il mondo civico da cui provengo è per sua natura prestato alla politica per spirito di servizio e mosso dalla convinzione della partecipazione alla costruzione di un progetto locale. Anche noi dobbiamo fare il grande passo, dobbiamo essere capaci di passare dal locale e vedere la messa in rete come obiettivo delle risorse della grande città, ma anche delle nostre realtà piccole, medie, satellite, che devono costituire una grande forza e raccogliere tutte le opportunità che in questo momento la città metropolitana ci sta offrendo. Credo che noi siamo pronti e quindi buon lavoro a tutti noi. Grazie. Vorrei dare la parola a Marco Invernizzi, sindaco di Magenta, e chiedere di commentare questa parola. Più libertà. Beh, intanto grazie ad Adriana per il tema che mi ha affidato, bellissimo, devo dire, l'ha fatto la mica. La libertà, apparentemente un tema molto astratto, teorico, da intellettuali, questo rispetto alla concretezza della città metropolitana, invece non è così, e vorrei sottolineare molto questo aspetto. Anzi, a me sembra proprio il tema dei temi, tema attorno al quale dovrebbe ruotare poi tutto quella che è l'azione e il voler essere della città metropolitana. Perché? Perché oggi noi siamo in un mondo che va a senso unico, vi spiego. Si dà come dato assolutamente acquisito e indiscutibile che oggi la cifra del nostro mondo è la velocità. Una di queste è quella. Legato alla velocità, il movimento. Sono i due quasi mantra del nostro tempo. Sono due concetti addirittura indiscutibili. In realtà non è così. Non è affatto così, e la città metropolitana può essere l'occasione perché non sia così. E allora cos'è per rispetto alla città metropolitana e la libertà? Ma innanzitutto libertà di scelta. Una libertà di scelta che mi permetto di sottolineare oggi è molto equivocata. Noi pensiamo di essere liberi di scegliere, in realtà scegliamo molto poco. Scegliamo dentro binari ben circoscritti e imposti, e solo dentro quei binari noi riusciamo o possiamo scegliere. Una libertà, oserei dire, di secondo se non di terzo grado, che quindi in quanto tale non è proprio libertà. La vera libertà è appunto la libertà di scelta, ma fra cosa? Allora prendiamo la velocità, per esempio, velocità del nostro tempo, noi vorremmo servizi efficienti, veloci, eccetera, certo, ma un conto è volere, e dobbiamo volerlo, servizi veloci, un conto è volere una vita veloce, perché la vita e i servizi veloci ci fanno bene e la vita veloce non ci fa bene affatto. Allora la città metropolitana deve, non può, deve essere un momento per offrire un'alternativa alla velocità. Noi abbiamo un'opposizione fortissima a livello culturale che si traduce però in opposizione fortissima a livello di qualità della vita, di modo di vivere. Abbiamo la tecnologia che ci impone ritmi vertiginosi, velocissimi. Abbiamo la riscoperta della natura con la sua maestosa lentezza che ci impone e vuole altri ritmi. La sfida del futuro è esattamente questo, tenere assieme questi due apparenti opposti per essere equilibrati. La velocità della tecnologia con la lentezza della natura. Senza uno di questi due poli c'è squilibrio. E allora, cosa c'entra la libertà con questo? C'entra perché nel mio poter vivere, nel mio poter e voler intraprendere, io devo poter scegliere fra l'essere veloce e l'essere lento. Non può essere che la lentezza sia una pausa all'interno di una vita velocissima. La città metropolitana deve costruire spazi, modalità anche di intraprendere, dislocazione di servizi e di aree produttive, che possano dare la scelta, ecco, la libertà di scegliere, fra un modo più veloce e un modo più lento di intraprendere. Due modelli non in opposizione, non che si escludono a vicenda, ma che si arricchiscono a vicenda e che danno equilibrio finale. Poi abbiamo la libertà anche di movimento.
ma la libertà di movimento non è tale se il movimento è imposto. Oggi io scopro, sento molta gente dire che in realtà vorrebbe non spostarsi. C'è una richiesta di libertà di essere stanziali, non solo di essere sempre in movimento. Ma questa libertà non c'è perché ci si muove sempre, perché è strutturata la nostra vita, le nostre città sono strutturate in maniera tale da dover sempre essere in costante movimento. Con ripercussioni, mi permetto di dire, anche non positivissime sulla qualità di vita, perché per esempio questo movimento fa sì che molta gente, per esempio nelle nostre città, io vengo da Magenta, torni molto tardi alla sera, ma perché è costretta ad andare a Milano, la velocità del traffico, la facilità del traffico, cosa fa? Rende sempre più persone, induce sempre più persone a muoversi, con i soliti intasamenti, le arrivano in punta, si torna sempre tardi. Questo per esempio sta provocando un fenomeno, qual è? La minor partecipazione alla vita sociale semplicemente per questioni di tempo. Quanta gente dice io verrei, parteciperei alla vita pubblica, ma se torno 8:30, 9 di sera, devo mangiare, posso essere stanco, io non esco. Questi sono i corollari di una non scelta, di una non libertà che noi accettiamo pensandoci liberi. Allora anche qua la libertà invece di poter essere stanziali, anche qui c'entra ovviamente con la dislocazione dei servizi, con la dislocazione, con il ripensamento di quella che è la città metropolitana. Noi dobbiamo ripensarla in radice, operare una sfida culturale enorme e tradurre questa sfida culturale in sfida strutturale, in sfida proprio istituzionale. Ecco, allora questi sono i grandi temi. E mi permetto di dire, guardate, che offrire una libertà di scelta oggi è il modo, a mio avviso, di essere di sinistra. Con buona pace di chi dice non c'è più destra o sinistra, queste scemenze qua, non è vero. C'è un modo diverso di essere di sinistra, ma noi siamo ancora di sinistra. E qual è una dei nostri doveri per essere di sinistra? Offrire, rispetto ad acquisizioni apparentemente intoccabili, altre alternative, ma non in contrasto o in opposizione radicale, quindi perdente in questo momento, ma come altra possibilità esattamente di scelta, offrire la vera libertà, che è la libertà di scegliere. Questo è il punto. E allora mi permetto di dire, a conclusione, a volte io sento, c'è un retropensiero che, al di là delle buone intenzioni, vede Milano, la città metropolitana, Milano centrica, con i paesi che si aggregano, paesi più piccoli, Milano più opportunità. Io mi permetto di dire che culturalmente oggi molti osservatori, molti studiosi parlano delle città come di una dismisura e parlano invece di alcune periferie come momento felice e più equilibrato del vivere. Allora, rispetto a questo, io dico che la città metropolitana deve essere pensata come un tutt'unico davvero nuovo, dove Milano dà qualcosa e lo dà alle, chiamiamole, alle periferie, per capirci, anche se è un termine che non mi piace in questo contesto, ma le periferie danno qualcosa a Milano, un riequilibrio che oggi non c'è, che crea malessere sociale, che crea un disagio, guardate, che noi sottovalutiamo, ma che è il vero male del nostro tempo, che è venuto prima e che ci sarà anche dopo questa crisi. È il disagio del vivere che prende sempre più giovani e che ha portato le malattie psicologiche, psichiche e mentali al primo posto tra le malattie dei paesi sviluppati. Questa è la nostra libertà. È la libertà di dare una diversa possibilità rispetto a quelli che sono i canoni acquisiti e intoccabili del nostro tempo. Questa è la nostra grande sfida come sindaci, come amministratori della città metropolitana e, mi permetto di dire, come gente di sinistra. È una grandissima sfida culturale che davvero fa sognare e fa volare alto, ma io mi permetto di dire, questa è la più grande occasione per rendere i nostri sogni davvero realtà istituzionale dopo tanti anni, perché questa è una delle più grandi riforme istituzionali che sia stata fatta in Italia in tantissimo tempo. È un'occasione unica e irripetibile per appunto darci questa possibilità di sognare e per davvero dare un'alternativa, perché Milano è uno dei poli attrattivi non solo dell'Italia ma di Europa. Noi dobbiamo dare un'altra possibilità, proporre da Milano, della città metropolitana, un'enorme sfida culturale, mi permetto di dire, all'Europa. Dobbiamo volare altissimo, siamo in grado di farlo, proponendo la vera libertà, che è la libertà di scelta, proponendo accanto ai modelli consolidati, stabiliti, ma niente affatto indiscutibili, altri tipi di modelli accanto ai quali per dare riequilibrio e per permettere alla gente di scegliere davvero. Questa è la nostra grande, grandissima libertà. Noi vogliamo viverla fino in fondo, vogliamo che la città metropolitana esprima fino in fondo questa nostra visione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.
minuto in più perché non sei riusciti a fermare. Posso chiedere, non era così, lo sapevo io, posso ringraziare Marco, Marco Invernizzi, posso ringraziare Michela Palestra, Eugenia Comincini, Monica Chittò, chiedere a Siria Trezzi, a Flavio Polloni, a Roberto Colombo, a Luca Zambon, oltre a Simone Negri, di salire. E mentre loro salgono, permettetemi di salutare, complimentarmi a nome di tutti voi con i nuovi sindaci eletti della città. Bravi, brave, competenti e alla prova di una grande opportunità. In questa secondo, diciamo, in questo secondo giro di amministratori e di sindaci ci sono due sindaci eletti in quest'ultima tornata, Luca Zambon e Simone Negri. Il primo a prendere la parola è proprio Simone, per cui sei lì. Simone Negri, sindaco di Cesano Boscone. La parola che ti chiediamo di commentare è più sicurezza. Esatto, più sicurezza. Infatti è stato uno dei miei grandi tormenti di queste ore il fatto che questa parola sia presentata al plurale. Ve lo spiego subito, nel senso che chiaramente in 4 minuti e mezzo di tempo, come quelli che mi erano stati preannunciati da Arianna, sapevo che sarebbe stato difficile affrontare un tema così complesso. Però la ringrazio per avermi posto la parola al plurale, perché al singolare sicurezza forse sarebbe stato più semplice anche per me, perché avrei cominciato a parlarvi nell'ottica della città metropolitana, della collaborazione tra le forze dell'ordine, tra le diverse forze dell'ordine a livello sovracomunale, e sarebbe stato sicuramente più facile, una chiave di lettura più immediata. Però questa parola al singolare richiama la stagione, la vergognosa stagione delle ordinanze, che è solo di qualche anno fa, benché sembri un periodo ormai archiviato nella storia e sembra appunto il Medioevo. Lo era dal punto di vista civile. Io, siccome siamo in un'assise del centro-sinistra e del PD, dico che uno dei grandi meriti delle vittorie degli ultimi anni a livello amministrativo del nostro partito e del centro-sinistra intero è anche l'aver archiviato quella vergognosa stagione che imponeva, tanto per ricordare alcuni casi, a persone extracomunitarie di non avvicinarsi per più di 15 metri a più di 15 metri dai luoghi di culto. Questa, accanto quindi dal mio punto di vista alle nostre vittorie amministrative, c'è stato anche un grande avanzamento in termini di civiltà e ci porta oggi a ragionare su questa parola al plurale. Mi resta ovviamente pochissimo tempo, vi voglio dire solo alcune cose. Innanzitutto che è un tema estremamente complesso e va analizzato in maniera olistica rispetto alle varie sfaccettature che questo concetto comporta. E mi piaceva molto l'asse che era stato presentato prima, la chiave di lettura che era stata presentata prima, che è quella della ricucitura urbana e sociale. Io penso che vada solo percorrere gli stessi binari, viaggi parallelamente, a due altri concetti. Uno è quello dell'integrazione e l'altro è quello della vivibilità. È chiaro che il territorio e la pianificazione territoriale in tutti questi processi hanno un ruolo determinante. Ci sono grandi temi, io vengo dalla periferia, ho in mente ad esempio l'integrazione tra il centro e le periferie e la provincia, che può essere sia in termini di reti e più nello specifico questa connessione può essere garantita meglio dai trasporti pubblici. C'è un tema che è quello di enorme per una società post-industriale, una realtà post-industriale come quella milanese, che è come contrastare il degrado, che è come recuperare le aree dismesse e come evitare i fenomeni di ghettizzazione. Per me che vivo al sud di Milano, vivibilità è anche legata alla grande partita relativa al futuro del Parco Sud. Quindi come preservarlo da un lato e come renderlo vivibile e fruibile dai cittadini della grande città metropolitana dall'altro. Vado a chiudere con una questione che mi sta particolarmente a cuore, forse anche per le peculiarità della città, della zona in cui vivo, che è una zona sicuramente popolare.
In questi giorni, in questi primi giorni da sindaco, davanti al mio ufficio, assisto per il momento impassibile, nel senso che ho appena fatto la giunta, giovedì avrò il mio primo consiglio comunale, però assisto alla processione di tantissime persone in difficoltà perché sono sfrattate, perché anche per poche migliaia di euro, perché tra pochi giorni rimarranno sulla strada loro, magari i loro bambini. E questa secondo me è una, veramente una tragedia sociale che non possiamo trascurare, anche perché ragionando in termini di futuro, come faceva prima Comencini, credo che si possano guardare alcune aree metropolitane del mondo e al di là della crisi, credo che vi sia connesso al grande tema delle aree metropolitane anche un grande problema che è di natura sociale e urbanistica, ossia i milioni, leggevo delle cifre allarmanti di questi giorni, i milioni di persone che vivono senza un tetto oppure che vivono nelle baraccopoli. Quindi noi che siamo all'avvento della città metropolitana credo che dobbiamo porci questi problemi anche in una chiave futura e dobbiamo soprattutto riportare al centro della discussione politica il grande tema dell'abitare. Prima ho letto nelle slide, mi fa piacere che si faceva accenno all'edilizia popolare, noi dovremo anche concentrarci, al di là di quelle che sono i limiti, i confini delle competenze, sull'enorme questione di ALER, perché in tutti i nostri comuni sappiamo che ci sono dei quartieri, sappiamo che ci sono problemi enormi e difficilmente risolvibili a fronte di una organizzazione che appare ingessata e che ha anche dei buchi di bilancio veramente rilevanti. Io penso che il tema della casa sia uno dei bisogni fondamentali dell'uomo e che se la politica non si occupa e non recupera questi temi non sia qualcosa di utile. Chiudo, perché vedo Bussolati che mi fa ampicenni. No, chiudo semplicemente facendo un ringraziamento perché è giusto. Voglio ringraziare il sindaco, mettiamo un sindaco, lo faccio arrabbiare, il sindaco di Corsico Maria Ferrucci, che è il sindaco del paese accanto al mio, che mi ha concesso lo spazio di stasera, ci teneva che intervenissi, a me ha fatto veramente piacere, e anche coltivare in maniera fruttuosa i rapporti di vicinato, credo che faccia parte dello spirito della città metropolitana. Grazie. Adesso vorrei chiedere a Flavio Polloni, sindaco di Cugiono, che impropriamente abbiamo chiamato Fabio, ma così. Ed è questa la parola, incisività. Buonasera a tutti. E diciamo che la sfida che abbiamo di fronte della costruzione di questa città metropolitana è di dare un'istituzione che possa svolgere di fatto un ruolo europeo, di confrontarsi con le altre aree metropolitane del mondo, di confrontarsi col governo nazionale, la regione Lombardia. È un soggetto pesante e che può dare risposte importanti per i nostri cittadini. Questo lo può fare se è un soggetto che sa incidere sulla realtà, se è un soggetto forte e se è un soggetto coeso. Ovvero, questa è una sfida che si gioca su più livelli, il livello sicuramente alto, internazionale, nazionale, ma anche il livello delle relazioni tra i nostri territori, tra i nostri comuni, che non dovranno essere vissuti come un'area metropolitana data dalla sommatoria semplicemente dei 134 comuni che la costituiscono, perché questo sarebbe una sconfitta e non realizzare gli obiettivi che ci poniamo, ma come un soggetto collettivo, in quanto ciascuno di noi dovrà ripensare anche come consideriamo il noi e come consideriamo l'altro. Forse oggi non ci il noi ci fa venire in mente la nostra comunità locale, il nostro comune, del quale siamo amministratori. Dovremmo pensarci come area metropolitana, quindi come area milanese da questo punto di vista. Ma per farlo dovremo essere motivati a pensare diversamente e solo così daremo questa incisività che la città metropolitana potrà giocarsi sui piani anche più elevati. Dovranno esserci delle condizioni, delle relazioni che ci faranno fare questo passaggio, questo cambio anche di mentalità. Come poter costruire allora questo? Lo potremo fare se la città metropolitana si realizzerà come un miglioramento per tutti quanti.
Arianna mi ha chiesto anche di intervenire dando un focus particolare sui comuni medio-piccoli, quindi quale livello può avere per questi comuni. Il mio comune ha 8.000 abitanti, la maggior parte dei comuni dell'area metropolitana, 93 su 134, hanno meno di 15.000 abitanti e rappresentano quasi il 60% del territorio metropolitano. Ecco, anche per questi comuni l'area metropolitana deve costituire un miglioramento tanto quanto lo è per la città di Milano e per i comuni della più grandi, per cui sicuramente hanno un peso come popolazione più importante. E questo lo farà se noi cambieremo il nostro modo di porci. Forse siamo abituati a pensarci in una maniera appunto centrata un po' su noi stessi, sul nostro comune, anche un po' autoreferenziale. Diciamoci che il timore spesso dei cittadini, ma come anche degli amministratori con cui mi confronto, è proprio quello che ci siano i comuni più grossi che vanno a incidere come peso preponderante su tutti gli altri, imponendo le scelte. E questo sia per la città di Milano, ma anche per i comuni più grossi nei diversi territori, che spesso siamo abituati, essendo eletti dai nostri cittadini, ad avere questo riferimento. Dovremmo fare questo cambio di mentalità e questo cambio di passo, perché la città metropolitana sia incisiva in quanto tutti quanti si sentiranno parte di questo progetto collettivo che andremo a costituire. Per fare questo dovremo valorizzare tutte le eccellenze dei nostri territori, sicuramente le eccellenze del nostro capoluogo, e penso ai poli universitari, ai poli sanitari, alle realtà che abbiamo e che dobbiamo valorizzare da questo punto di vista, mettendo a fattor comune le nostre esperienze amministrative, le nostre buone pratiche, dando identità ai nostri territori, ma anche facendoli sentire non solo dei riferimenti per i cittadini che si rivolgeranno ancora al proprio sindaco, ai propri amministratori, ma che sapranno mettersi in rete con tutti gli altri comuni della città metropolitana per costituire questo tessuto in grado di dare risposte più significative ai problemi di area vasta e ai problemi dei nostri cittadini stessi. Penso sicuramente ai miei cittadini che ogni giorno vengono a Milano per motivi di studio o motivi di lavoro, che magari vengono nel fine settimana per partecipare a degli eventi oppure per frequentare le ricchezze e le eccellenze della città di Milano, ma penso anche ai tanti milanesi che vengono sul nostro territorio, nel mio comune, nel fine settimana, sulle rive del Ticino e della Viglio Grande, per godere un ambiente che ha sicuramente un valore per la nostra città metropolitana. Mettere insieme tutte queste eccellenze e questi valori darà maggior risalto alla nostra Costituzione metropolitana. Ecco, abbiamo uno strumento per fare tutto questo, che sarà la cosa importante su cui focalizzarci in questi sei mesi, che sarà lo Statuto. Lo Statuto dovrà andare a definire quei passaggi, quegli strumenti che andranno poi a determinare le relazioni, i comportamenti, il modo di pensare di tutti noi negli anni a venire. E questo è lo strumento fondamentale che ci permetterà poi di vincere tutte le sfide che abbiamo visto questa sera ci aspettano nei prossimi anni. Ecco, in questo, con i comuni grandi e piccoli, sicuramente non ci dovranno essere poteri di veto da parte di nessuno, né della grande città, ma neanche del piccolo comune. Abbiamo davanti a noi una sfida di governo coordinato tra tutti quanti, e questa è la sfida più difficile, ma anche più impegnativa da questo punto di vista. E ciascuno dovremo mettere insieme e aggregare le necessità, e dove i singoli comuni insieme a tutti gli altri potranno anche dare le proprie proposte alle città più grosse. Il ruolo dei 24 consiglieri metropolitani sarà fondamentale in questo passaggio, che non dovranno semplicemente essere dei singoli, degli eletti che dovranno poi decidere questo statuto, ma per come lo intendo dovranno essere proprio dei rappresentanti capaci di coinvolgere, di fare sintesi e di mettere insieme i contenuti che riguardano tutti noi, proprio per dare una maggiore sviluppo e una costituzione della città metropolitana in questo senso. Perché vedete, noi ne parliamo come rappresentanti delle istituzioni, ma i nostri cittadini misureranno la città metropolitana solo sulla base dei risultati tangibili e concreti che questa produrrà loro. Che si passi dalla provincia alla città metropolitana, per adesso è qualcosa che riguarda le istituzioni. La sfida è proprio far sì che questo nuovo governo di area vasta produca dei risultati concreti e tangibili per i nostri cittadini. E in definitiva, in ultima analisi, questo sarà il vero metro di giudizio della città metropolitana. Questa è la nostra sfida e buon lavoro a tutti voi. Grazie, Flavio. Silvia Trezzi, la sindaca di Cinisello Balsamo. La sua parola è più servizi.
Sì, buonasera. Io volevo prima iniziare con una sorta di valutazione, nel senso che finisce la sua storia la provincia, credo una delle più antiche istituzioni del nostro territorio. Io credo che non possiamo consegnare la fine della provincia dicendo la sostituiamo con la città metropolitana e comunque ha terminato la sua storia, derubrichiamola come un atto dovuto e in qualche modo come un'idea di riforma che semplifica e riduce i costi. La provincia ha avuto anche una storia che può essere considerata poco importante, molto importante, ma credo che come espressione del centro-sinistra sia opportuno farne un bilancio, sia opportuno fare un bilancio e consegnare questo bilancio a chi poi andrà ad affrontare l'esperienza della città metropolitana per capire che cosa ha funzionato di quel percorso, che cosa non ha funzionato, che cosa può essere riproposto e che cosa è stato assolutamente invece fallimentare. Non è mai bello liquidare i percorsi senza in qualche modo recuperarne un filo, perché non rende giustizia in qualche modo a un'istituzione storica e non rende giustizia di per sé alle istituzioni. Le istituzioni sono già in qualche modo, come dire, un pochettino bersagliate, un pochettino, come dire, scalchignate bene. Diciamo che è finita, diciamo che nasce una nuova istituzione, ma guardiamola con l'interesse che in qualche modo gli spetta e consegniamo un bilancio a chi verrà. Sui servizi, allora intanto devo dire, servizi è un temone, è una parola gigantesca. Io parto dall'idea invece che la città metropolitana deve occuparsi di promozione sociale e dico finalmente ci occupiamo di promozione sociale e finalmente pensiamo ai servizi non solo come alla fatica di gestire qualche cosa, ma finalmente forse dopo tanto tempo anche all'idea di poter guardare con, come dire, con piacere alla possibilità di programmare qualche cosa per i nostri cittadini. I comuni in modo particolare sono tutti affaticati dall'idea di dover rispondere a dei bisogni immediati, cogenti, contingenti, disperati e non riescono più a trovare la forza singolarmente di dare delle risposte di prospettiva, di misurarsi in una programmazione vera rispetto a quelli che possono essere le risposte da dare. Siamo in una sorta, come dire, di orizzonte limitato e allora devo dire che la città metropolitana rappresenta questo per noi, l'idea di potersi occupare di promozione sociale, di potersi occupare di programmazione con parole chiave che per chi si è occupato di servizi sono parole chiave importanti che conosciamo ma che non sempre hanno trovato la sua realizzazione ma che sono necessarie. Equità nell'accesso ai servizi. I servizi devono essere servizi omogenei, uniformi e accessibili in modo uguale all'interno di tutta l'area metropolitana. Questo permetterà di programmare veramente un sistema integrato di offerta di servizi sui territori. Questo permetterà ai comuni di lavorare in modo sinergico e di collaborare in modo costruttivo. C'è una fatica da parte dei comuni, che è quella di conciliare la dimensione del cittadino metropolitano con la dimensione del cittadino del proprio comune. Bene, questa nella programmazione dei servizi deve essere una fatica che deve essere superata. Dobbiamo dirci tutti con chiarezza quali sono i servizi che devono avere una dimensione metropolitana e quali sono i servizi che devono avere una dimensione territoriale, senza pensare che nulla possa essere né una perdita nell'identità, né una perdita di visibilità, né una perdita di incisività. E questo deve essere detto con grande chiarezza nell'interesse di un intervento importante nei confronti dei nostri cittadini. È difficile conciliare perché si ha in questo momento la tendenza da parte di tutti a difendere stranamente quello che si è conquistato, a fare in modo che quello che io ho messo in piedi come servizio è il meglio, è l'ottimale, è quello che in qualche modo devo proteggere, perché qualsiasi incursione esterna può mettermelo in crisi. Non è più così. Non può essere come istituzione anche nei rapporti tra le altre istituzioni. La Regione Lombardia dovrà uscire con le nuove linee di guida sui piani di zona. Piani di zona che dovranno in qualche modo prevedere che cosa succede per la città metropolitana. I comuni dovranno istituire i nuovi regolamenti per l'ISE, il che vuol dire accesso ai servizi. Ci sono delle scadenze immediate e qui allora bisogna dirci quali sono i criteri con cui andiamo ad affrontarli. I servizi hanno troppe e diversificate, anzi diciamo sezionate competenze su
istituzionali. Se mi occupo di disabilità e di anziani, parto dalla regione, arrivo al singolo piccolo comune. Per competenze, non per scelta, per competenze. Bene, e allora anche qui le competenze devono essere coerenti, devono essere messe in fila e la città metropolitana può essere una grande occasione per fare ordine rispetto a percorsi che sono spezzettati. Ma i tempi sono tempi stretti, sono i tempi anche dello statuto, ma sono quelli anche di scelte politiche importanti, perché poi dopo si rischia in questo momento di limbo, in questo momento, come dire, di assenza, che si possono anche perdere in qualche modo delle occasioni. Infine, io credo che occuparsi di promozione sociale, di sviluppo di comunità, comunità piccola, comunità ampia, voglio dire conciliare l'identità con l'idea di essere in qualche modo un luogo che viene guardato da tutta Europa. Essere capace di conciliare queste due dimensioni è una grande impresa, ma è sicuramente un'impresa che ci permetterà di dire ai nostri cittadini che la città metropolitana è utile. E la città metropolitana, soprattutto nei servizi, dovrà essere in grado di fare questa sintesi. Perché questa sintesi permetterà di avere un sistema di servizi efficace, utile e soprattutto che permetta di guardare non solo la crisi, non solo l'immediato, ma lo sviluppo sociale e l'accompagnamento della crescita del singolo cittadino metropolitano. Grazie. Sindaco di Canegrate, a lui abbiamo chiesto di affrontare questo tema, più democrazia. Buonasera a tutti, mi scuso per la voce. Ora vado un po' veloce, è stato chiesto, quindi mi scuso per un po' di mentalità. Per il centro-sinistra è chiaro che l'espressione massima di democrazia è l'elezione diretta del sindaco metropolitano. Secondo la regola aurea, una testa, un voto. Tutte le teste, non solo quelle dei consiglieri comunali. Quindi è lì che dobbiamo arrivare nei tempi e nei modi richiesti e necessari. Ma è evidente che per arrivare a questo obiettivo è fondamentale la scelta del Comune di Milano. Da subito bisogna dare segnali sul trasferimento dei poteri reali, di indirizzo e di spesa alle zone della città, sia che rimangano in quelle attuali, sia che siano in confini diversi. La nascita della città metropolitana, non era per l'applauso, può essere l'occasione, deve essere l'occasione per affrontare una delle criticità che viviamo in questo momento storico, cioè il rapporto tra politica e partecipazione dei cittadini. Di più, come riavvicinare la cosiddetta gente comune alla politica, vista sempre più come altro rispetto alla vita di tutti i giorni. Allora io penso che, sempre come centrosinistra per la città metropolitana, dobbiamo dotarci di un'innovativa carta della partecipazione e comunque di regole certe per favorire quello che oggi passa sotto il termine di cittadinanza attiva. Vi sono ormai molti esempi in Europa e in Italia sui modelli innovativi di partecipazione. Prendiamo appunto l'esperienza dei bilanci partecipati da Porto Alegre ai giorni nostri, sostanzialmente il tentativo, spesso riuscito, di decidere con i cittadini quali investimenti fare e poi seguire l'iter dell'effettiva realizzazione. Vi è anche la possibilità di referendum propositivo consultivi su diverse problematiche o la scelta dei candidati a cariche elettive attraverso le primarie. Tutte queste sono metodi partecipativi utili e da salvaguardare e disciplinare chiaramente nella futura città metropolitana. Ma io credo che bisogna far introdurre anche processi innovativi nuovi. Penso al dibattito pubblico alla francese, un modello per affrontare soprattutto, non solo, la realizzazione spesso inopportuna, la realizzazione delle grandi opere. Consistono, come sapete, in una presentazione pubblica, in una discussione aperta dove tutti esprimono i propri punti di vista, la raccolta di proposte anche online, oramai va di moda fare le cose online, e infine una relazione finale. Questa, oltre al dibattito pubblico, possono essere altre, il dibattito pubblico stesso può essere preceduto da quello che viene definito mediazione dei conflitti. C'è una verifica preliminare con tutti i portatori di interesse se sia possibile e utile trovare alternative all'opzione che si prevede di realizzare. E oltre ai processi bisogna individuare anche strumenti. Io per esempio trovo molto stimolante quello che viene definito la giuria dei cittadini, cioè cittadini estratti a sorte che a fine del percorso esprime il loro parere, non vincolante sulla scelta da fare. Può sembrare una pazzia, ma nella carta di partecipazione del mio comune
il comitato dei garanti della carta stessa è stato sorto tra i cittadini di Canigranti. Ora immagino che la critica principale a quanto sto dicendo possa essere: ma cosa siamo eletti a fare se poi facciamo scegliere o decidere ad altre istanze? Io rispondo citando una parte della relazione che accompagna il progetto di legge regionale, perché leggi ne sono in tante parti d'Italia, sta presentata anche qui in Regione Lombardia, che si intitola appunto promozione della partecipazione popolare alla elaborazione delle politiche regionali, legge proprio nella quale si introduce appunto il dibattito pubblico di cui parlavo prima. E nella relazione c'è scritto: le forme della partecipazione, della democrazia partecipata condotta attraverso la certezza delle procedure e delle regole allargano il tessuto democratico, rinsaldano il rapporto tra la cittadinanza e le istituzioni. Io credo che questo sia vero ed è per questo che bisogna battere su questo tasto. E in più, oltre alla carta della partecipazione, io credo sia molto opportuno che vi deve essere, non so se nello statuto o in che cosa, un apposito capitolo dedicato al volontariato, perché l'importanza del volontariato credo sia ormai fuori discussione, sia per la ragione principale, che è quella di cui sto parlando, quello appunto di partecipare anche se in maniera settoriale e parcellizzata alla vita pubblica, sia per la complementarietà o addirittura la sostituzione di funzioni che in tempi di bilancio ridotti all'osso i volontari possono eseguire sia nel campo culturale, ambientale e sociale, sia anche delle piccole manutenzioni. E in più il rafforzamento della partecipazione anche propedeutico al fatto che, io credo si possa dire questo, che con l'istituzione della città metropolitana i 134 comuni perderanno sicuramente alcune funzioni che saranno trasferite all'istanza superiore. Anzi, io credo che come centro-sinistra noi dobbiamo spingere in questa direzione, dobbiamo in qualche modo facilitare il fatto che sempre più funzioni vengano svolte in maniera condivisa da diversi comuni, che sempre più si debba prevalere un'ottica sovracomunale, lo dice la stessa legge, poi individuando un po' delle maturarie. E poiché noi avremo critico, soprattutto credo la destra, che ci diranno che noi facciamo l'esproprio proletario delle comunità locali, io credo che regole certe di coinvolgimento dei cittadini da Nosate, che credo sia il comune più piccolo a Milano, non possono che essere utili e non possono appunto che fare in modo che la gente creda di più in questo progetto. E infine, last but not least, lo dico in inglese perché ha detto Mattia, che l'ho detto in inglese, la problematica dei beni comuni. Tanto bisogna prima mettersi d'accordo ovviamente su quali sono, così vedere il bene comune, ma io direi in senso stretto che tutto ciò che è di tutti, tutto ciò che è titolarità diffusa, quindi essenzialmente le risorse naturali sono beni comuni, e tra questi è sicuramente in primis naturalmente l'acqua. Ora qui faccio un inciso che non è legato alla mia parola, ma io credo che la nascita della città metropolitana dovrà porre fine alla separazione delle aziende dell'acqua tra Milano e la sua provincia. Dobbiamo costruire una unica grande azienda pubblica dell'acqua della città metropolitana. Questo dobbiamo porci come obiettivo e farlo velocemente. E vorrei chiudere con una riflessione tratta dal contratto mondiale dell'acqua appunto sui beni comuni. L'acqua, come la conoscenza, l'educazione, la salute, è anzitutto un sistema locale di vita. Il suo divenire è condizionato dalla storia locale, dalle regole di funzionamento della comunità locale. In Italia la privatizzazione, in tante parti d'Italia, soprattutto anche nelle regioni rosse, del servizio idrico integrato e dei servizi pubblici locali ha provocato una generale deresponsabilizzazione dei consigli comunali, ridotti spesso alla stregua di un'assemblea di azionisti. Ricittadinare, un termine che mi piace molto, ritornare cittadini della città partendo dai beni comuni locali, si rivela un'agenda politica di grande rilievo per la causa della concezione e dei processi di costruzione di una società fondata sui diritti e sulla responsabilità collettiva della e per la vita. E io credo quindi che anche la tematica dei beni comuni deve entrare prevalentemente nella futura della città. Luca Zambon, sindaco di Peschiera Formia. Il più giovane. Il più giovane sindaco eletto. Buonasera prima di tutto. Vista l'ora cercherò di... la parola, scusami, sono confusa su più giovane. Ecco. Bene, territorio. Il territorio. Cercherò di essere breve vista l'ora.
Partendo dalla parola che mi è stata assegnata territorio, voglio parlarvi un po' del mio territorio, da dove vengo io, quindi Peschiera Borromeo. Noi abbiamo già appunto dalla campagna elettorale abbiamo lanciato una grande sfida a Peschiera. Voi dovete capire che il nostro territorio è un territorio diviso per frazioni, distanti tra loro, dove ogni frazione crede e pensa giustamente di essere il centro, la più importante insomma di tutta la città. Noi invece abbiamo lanciato una sfida fin da subito, che è stata quella invece di guardare ad un'ottica più ampia, a guardare una prospettiva diversa che vada oltre le frazioni, ma che possa far sì invece di avere un territorio unito e che pensi al grande tema appunto che è quello di questa sera della città metropolitana. E quindi un inserimento partendo dalla tradizione, nel mantenere la tradizione, l'inserimento in un'ottica di città metropolitana. Non è stato facile, non è stato facile perché abbiamo, per fare questo abbiamo dovuto coinvolgere la gente su un tema che, come diceva prima Arianna, in realtà non è così ben recepito invece se non glielo si spiega. E quindi abbiamo fatto riunioni per spiegare alle persone che cosa andavano incontro. Abbiamo trovato una forte opposizione nel nostro territorio del centrodestra, che ha organizzato anche con l'aiuto di Podestà manifestazioni contro, dove si prospettava invece un futuro cupo per tutto il nostro territorio, per Peschiera, relegato ad essere periferia di Milano. Quante volte abbiamo sentito la città metropolitana porterà i comuni ad essere in realtà la periferia, non il centro. In realtà io su questo mi batto, voglio battermi, perché non credo sia così. In questa campagna elettorale che ho fatto e che è finita fortunatamente poco tempo fa, ho iniziato a collaborare, a scoprire la bellezza dei territori anche vicini a noi e quindi dei comuni nostri limitrofi. Penso alla collaborazione che ho avuto con San Donato, San Giuliano, Paullo, e tutta questa bellezza è venuta fuori perché c'è stata una collaborazione tra comuni. Ed è questo il messaggio che io voglio lanciare oggi, perché credo sia in realtà fondamentale. Credo sia fondamentale per tutti i comuni trovare un'unione, una collaborazione, riprendere le reti e tessere quelle reti per far sì che i comuni possano veramente contare nell'ambito di città metropolitana. Un comune, anche medi, quelli più piccoli, che possono veramente fare parte ed essere al centro di questo percorso, governare questo percorso e pesare quanto pesa Milano, scusi, sindaco, nel tavolo delle trattative. E quindi quello che noi dobbiamo riprendere con forza è proprio questo, che i comuni vicini ritornino a collaborare tra di loro, a parlare tra di loro, a confrontarsi, a incontrarsi. Questo credo sia effettivamente fondamentale. Città metropolitana, secondo me, rappresenta ed è una grande operazione di democrazia. Democrazia proprio per questo, perché dà la possibilità a tutti di condividere le proprie scelte e dove si sentirà il peso di queste scelte anche derivanti da comuni in realtà medi piccoli. Colgo questo progetto e questo inizio con molto entusiasmo e chiedo di farlo a tutti, perché questa ventata positiva che è arrivata dalle elezioni, quindi noi oggi siamo qui e dobbiamo renderci conto che arriviamo con il vento in poppa, insomma, che dobbiamo proseguire questo percorso con ancora più forza, lo possiamo fare solo noi. Guardiamoci bene tutti quanti, perché solo noi possiamo realizzare quello che in 30 anni nessuno è stato in grado di realizzare. È una grande responsabilità, è un grande peso, ma noi siamo abituati a prenderci le responsabilità, a prenderci i pesi e a metterci la faccia in ogni nostra decisione. Noi vogliamo esserci, vogliamo partecipare, Peschiera per prima vuole essere protagonista di questo percorso. Buon lavoro a tutti, grazie mille. Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Scusate, io ho chiesto, devo parlare per prima, ma ho chiesto di parlare per ultimo dei sindaci, perché ero qua venuto soprattutto ad ascoltare. E adesso avrei due modi per intervenire, quello di volare alto o di guardare in basso. Io credo che forse quello che dobbiamo un po' cercare di riuscire a costruire insieme
è la concretezza di una realtà che quotidianamente ognuno di noi vive, dovendo e non riuscendo a dare risposte ai bisogni dei cittadini, dei sogni che chiaramente dobbiamo essere capaci di far diventare realtà, ma che sappiamo perfettamente che sono sogni che in molti casi non si possono, non riusciamo, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo le risorse per farle diventare realtà. La città metropolitana di Barcellona, che direi che è uno dei punti di riferimento a livello europeo e internazionale, ci ha messo 12 anni per dare delle risposte concrete e serie ai bisogni dei cittadini, alle aspettative dei cittadini. Allora io credo che la concretezza che ci vuole è quella di cominciare a ragionare su cosa effettivamente possiamo fare in tempi relativamente ragionevolmente brevi per far vedere che quello che in cui crediamo, per cui ci siamo impegnati, per cui abbiamo fatto centinaia e centinaia di dibattiti, spesso solo tra di noi, senza la presenza della cittadinanza, possa diventare realtà. È chiaro che condivido tutto, mi sono piaciuti moltissimo gli interventi che sono stati fatti. Non sottoscriverei ogni parola di ognuno. Però il compito che abbiamo è quello oggi ben diverso. La cosa più semplice che avremo da affrontare sarà quella dello statuto. C'è già una bozza di statuto fatto dai sindaci delle città metropolitane, in particolare dall'ANCI, che è stato discusso a Cagliari la settimana scorsa, a cui evidentemente non siamo vincolati. Ci sono in ogni caso discussioni già in corso, ma io credo che anche con la maggioranza che abbiamo e avremo, una maggioranza solida, una coesione forte tra di noi, una volontà di andare avanti, di finalmente far diventare reale quello che fino a tempo fa credevamo che sarebbe realizzabile. Io per la prima volta di città metropolitana ho sentito parlare nel 1990, se tu non eri ancora nato. Ma e poi quando c'è stata la riforma di Titolo V sono stato uno di quelli che hanno proposto l'inserimento costituzionale della città metropolitana con grandi voti favorevoli da parte di quasi tutto il Parlamento. Subito dopo però la conseguente, almeno per me conseguente, per chi aveva presentato l'emendamento, conseguente abolizione delle province, non ha praticamente avuto se non i voti dei primari per sputtanarci. Per dire innanzitutto che il sindaco non è stato eletto e quindi non ha la credibilità per portare avanti e non ha neanche il diritto dal punto di vista democratico per portare avanti certi progetti, per cercare di riuscire a coinvolgere i cittadini, per dare indicazioni o aiutare il Consiglio metropolitano a trovare le indicazioni, chiaramente non dall'alto, tra pari, per trovare indicazioni su quello che è concretamente fattibile in tempi ragionevoli. Io credo che questo è il compito che ci dobbiamo dare, è di questo che dobbiamo discutere tra di noi per poi andare a parlarne con coloro che saranno i cittadini della nuova città metropolitana. Io l'ho detto mille volte, Milano non è Milano centrica, l'ho dimostrato nei fatti, l'ho dimostrato nella concretezza di accordi, di rapporti, ma so anche che le difficoltà, tu hai usato terrificante mi sembra, o dai, io ricordo male, affascinante e terrificante, sembra, io direi terrificante, è una sfida terrificante, però non è una scommessa, le scommesse si possono vincere per fortuna, le sfide si vincono per la capacità di andare avanti insieme. Però ancora una volta per la capacità di volare alto, ma di guardare concretamente, prima tu riferivi dei cittadini che ricevi, che vedi tutti i giorni e che ti chiedono qualche cosa, vedrai la prima settimana ti tratteranno benissimo, dopo 6 mesi sarà un po' diverso, dopo 1 anno sarà ancora più diverso se non avrai dato delle risposte concrete. Allora non cadiamo in questo errore. Io sono convinto che ce la faremo, sono molto fiducioso, non voglio essere il vostro sindaco, ma voglio essere il sindaco
uguale a tutti gli altri, voglio essere il vostro collega. E posso dire una cosa così divertente, perché poi sentiamo i segretari dei partiti che ci danno la linea, è una cosa divertente, mi ha fatto molto piacere, non vorrei dirlo, che molti di voi mi abbiano dato del lei, ma non perché mi fa piacere darmi del lei, infatti dicevo, ma ci sei, tra colleghi ci si dà del tu, perché ho visto tanti giovani e che mi dà tanto entusiasmo per andare avanti, però riusciamo e dobbiamo riuscire a far sì che questo entusiasmo si trasformi presto, prestissimo, nel più breve tempo possibile, mentre e non dopo che noi discutiamo dello statuto, nella nostra capacità, nella nostra forza, nel poco tempo disponibile che abbiamo, perché i sindaci hanno poco tempo disponibile, dovremo essere presenti in tutto il territorio, dovremo essere capaci di parlare con tutti, dovremo essere i vicini di casa di ogni cittadino. Solo così conquisteremo la fiducia che non abbiamo con un'elezione diretta, così daremo la centralità al Consiglio metropolitano e così troveremo anche la soluzione sentendo le persone che ognuno di noi conosce nel proprio territorio, ma che chiaramente non conosciamo in tutto il territorio. Io ho fatto molta campagna elettorale con molti di voi, quindi abbastanza mi studiavo il territorio dove andavo, ma non conoscevo i cittadini. Conoscevo coloro che venivano al comizio, venivano all'iniziativa e quindi erano già, diciamo, politicamente orientati o quantomeno in dubbio. Noi avremo tante persone che invece avranno diffidenza, avranno volontà di guardare avanti rispetto alle aspettative, ma anche la paura di essere fagocitati dalla nostra città capoluogo. Questo vi assicuro che non avverrà, però d'ora in poi andiamo avanti con la concretezza del fare, con la concretezza dell'agire e di dimostrare che siamo capaci di portare avanti anche solo. Grazie Giuliano Pisapia, primo sindaco della città metropolitana di Milano. Adesso do la parola ai segretari dei partiti, dei movimenti che insieme hanno costruito l'ipotesi di un'alleanza elettorale. Permettetemi però, dopo aver ringraziato i sindaci e i consiglieri, di ringraziare anche Fabio Pizzul e Sara Valmaggi e Lucia Castellano, che sono consiglieri regionali e saranno interlocutori fondamentali di questo percorso. Grazie da Voglio. E Massimo da Voglio, grazie. Scusate, hai ringraziato tutti, noi ringraziamo te. Oh, grazie. Volevo solo aggiungere anche i due assessori presenti al Comune di Milano, forse se non ne ho visto qualcuno mi suggerirete, che sono Daniela Benelli, a cui va anche il ringraziamento per aver fatto Pierfrancesco Maran e infine la capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà in Consiglio Comunale Patrizia Quartieri, così come la capogruppo Elisabetta Strada del Movimento Milano Civica e il capogruppo del PD Lamberto Bertolè. Ho finito con i ringraziamenti, ma mi sembrava importante. Passo ora la parola a Anita Pirovano, segretaria metropolitana di Sinistra Ecologia e Libertà. Mi ha fatto molto sorridere quando Monica Chittò in uno dei primi interventi paragonava la città metropolitana a una leggenda metropolitana. Io ho un'analoga versione della storia non recentissima di questa istituzione. L'ho sentita da un suo concittadino, da un suo cittadino di Sesto San Giovanni che a me è molto caro e che credo tanti, tutti voi conosciate, che è Antonio Pizzinato, che per tantissimo tempo e da tantissimo tempo mi racconta dei più di 20 anni di gestazione sostanzialmente di questa città metropolitana e poi un attimo dopo si ricollega a raccontarmi della tratta della metropolitana 1 linea rossa da Sesto San Giovanni, da Sesto FS a Sesto Marelli e poi arrivando fino alla fermata di Rofiera. Proprio per passare dall'idealità, dalla legge e dall'istituzione intera in senso formale alla sostanza di quello che vuol dire ragionare in senso metropolitano.
anche se la città metropolitana non è recente, è sicuramente un'istituzione nuova. Oggi, simbolicamente, in maniera un po' forzata, ne salutiamo la nascita, visto che è il primo giorno senza provincia, per come l'abbiamo intesa per tanti anni. E allora mi veniva in mente l'incipit, visto che è l'incipit della città metropolitana, di quel bellissimo romanzo che è Cent'anni di solitudine, quando dice che il mondo era così recente perché molte cose erano prive di nome e quindi bisognava indicarle col dito. Allora noi questa sera abbiamo proprio voluto scegliere delle parole, degli item, e da lì partire nell'esemplificare che cosa vorrà dire la nostra vita in quest'area vasta, che è l'area vasta metropolitana di Milano, con un nuovo modo di governarla. Dobbiamo tener conto, secondo me, che sarà un governo molto difficile quello dell'area metropolitana, perché è grande, perché è molto articolata e complessa, perché è fatta di comuni grandissimi come il comune di Milano, è fatta di comuni medi, è fatta di comuni piccolissimi, è fatta di 7 aree geografiche anche molto diverse, e insomma dovremo tener conto di tutta questa complessità. E dovremmo farlo sicuramente affidandoci, essendo un organismo di secondo livello, a quelli che sono i nostri sindaci, ai consiglieri comunali, e questo mi conforta per certi versi, perché sappiamo tutti che le statistiche riportano la figura del sindaco all'istituzione del comune come quella che ancora riesce a essere vicina e significativa per i cittadini. Quindi ci dovremmo affidare a loro. Dobbiamo lavorare, lo diceva molto bene Roberto Colombo, perché il tema della democrazia, il tema della partecipazione, soprattutto quando un'istituzione nasce, è molto importante che fin dall'inizio le persone imparino a conoscerla. Parliamo proprio del conoscere questa istituzione. La sala di oggi sicuramente non è piena, lo si diceva all'inizio, non è piena e popolata neanche dalla maggior parte di quelli che sono i sindaci e consiglieri comunali del centro-sinistra. Questo dato lo dobbiamo registrare e da qui dobbiamo continuare a lavorare. Ad agosto faremo una pausa, ma tutto il tempo da qui alla fine di luglio lo dovremo... Una pausa. Ad agosto faremo, a Ferragosto faremo una piccola pausa, ma per tutto il resto del tempo ci dobbiamo impegnare a raccontare alle persone che non ci sono qui, addirittura a quelli che potranno, avranno l'elettorato attivo e passivo per la nascita, per la votazione che ci sarà, di che cosa significherà. Nelle slide iniziali si parlava di temi molto ambiziosi, di compiti molto ambiziosi che dovrà avere, perché la programmazione, la gestione, la pianificazione, la tutela di politiche importantissime per la vita concreta delle persone, il lavoro, i servizi sociali, i servizi pubblici, il trasporto pubblico locale, l'ambiente, il territorio e così via. Peraltro lo dovrà fare senza risorse. Viviamo ai tempi del patto di stabilità, viviamo ai tempi della struttura ormai strutturale dei fondi per gli enti locali, e il consigliere e il sindaco della città metropolitana sappiamo che non avranno neppure l'indennità per fare questo secondo lavoro. La legge non è perfetta, è perfettibile in moltissimi aspetti, tra cui questo dal mio punto di vista, ma noi ci dobbiamo credere. Concludo dicendo che dobbiamo registrare come aspetto positivo di questa serata, una serata positiva nonostante il temporale, nonostante l'uscita dai mondiali, perché stiamo annunciando anche il fatto che ci presenteremo uniti come centrosinistra a questa competizione di secondo livello. E mi piace molto, e io sono molto affezionata all'idea del governo del cambiamento, allora questa volta addirittura è il governo che crea qualcosa, è il governo che metterà le fondamenta per un cambiamento importante per la vita di tanti cittadini. E può preoccuparci forse il fatto che lo facciamo in un quadro nazionale, presentiamo una lista di centro-sinistra per il governo del cambiamento in una situazione, in un contesto attuale in cui non esiste il centro-sinistra e non esiste il governo del cambiamento. Il centro-sinistra a livello nazionale non esiste, lo sappiamo tutti, il governo del cambiamento non esiste dal punto di vista di Sinistra Ecologia e Libertà, per altre hanno opinioni diverse, ma credo che dobbiamo registrare questo come una sfida importante. Milano è più avanti di tutte le altre città rispetto anche all'avvicinarsi e al vivere con fiducia la nascita della città metropolitana, e ricordo a tutti i presenti che nel 2011, quando abbiamo eletto Giuliano Pisapia, allora sindaco di Milano e allora adesso sindaco metropolitano, non esisteva il centro-sinistra. E c'era Berlusconi al governo e ci ricordiamo tutti qua. Grazie. Grazie a tutti. Allora la parola a Matteo Principe, segretario metropolitano del Partito della Fondazione Comunista.
Buonasera a tutti. La fase costituente, che poi andrà a definirsi con lo statuto, consente a tutte le forze politiche di poter esprimere i propri punti di vista, di poter contribuire in una fase importante e delicata come quella della Costituzione della città metropolitana, che è sempre stato un desiderio, sempre stata un'opzione politica non solo pensata da politici di lungo corso che ci hanno preceduto, ma soprattutto pensata in un'ottica di area vasta che potesse governare e dare risposte ai cittadini dei nostri territori. Oggi noi sappiamo, e i sindaci ce l'hanno ben esposto, che le difficoltà sono molte, che i territori hanno esigenze di risorse e hanno esigenze di ottimizzazione dei servizi, hanno esigenze soprattutto di dare una risposta concreta a temi come il lavoro, a temi come i beni comuni, a temi come le risorse per sostenere la socialità e il sostegno al reddito molte volte in tanti dei nostri territori. E quindi la sfida è ambiziosa e sicuramente difficile. E in questo vorrei sottolineare che c'è anche un coraggio che ci assumiamo anche come responsabilità complessiva, di convergere su alcuni punti che non erano per niente scontati, come l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana, del consiglio, la trasformazione delle municipalità in municipalità delle zone di Milano, che è un atto di coraggio e soprattutto è un esempio che può essere dato sull'impianto e sulle verifiche delle altre città metropolitane sull'insieme del paese. È un percorso, diceva il sindaco di Milano, molto complicato e difficile, e ognuno dovrà dare, certamente dovremo dare tutti insieme, un contributo fattivo alla realizzazione di questo progetto. Insieme a una cosa, io penso anche a quei 1700 lavoratori della provincia di Milano che in questo momento attendono anche una risposta e attendono risposte concrete dall'avvio della città metropolitana, non solo per il loro lavoro ma anche per la professionalità e per le esperienze che questi lavoratori mettono a disposizione per la futura città metropolitana. E penso anche guardando al futuro, ma anche dando un giudizio di come si è conclusa questa fase della provincia di Milano. Si è conclusa male, si è conclusa con il presidente della provincia di Milano che non ha dato un'idea di futuro, non ha dato un'idea di continuità guardando allo sviluppo di una città vasta, ma ha dato semplicemente l'idea di un declino politico che sicuramente deve essere stigmatizzato e non è sicuramente quello a cui noi in questo momento dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare anche all'assunzione di responsabilità, penso, e in questo il sindaco della città di Milano sicuramente ha la più grande responsabilità, alle società, alle partecipate, a tutto quello che in questo momento richiede delle risposte che saranno sicuramente complesse e complicate. Il contributo che ogni forza politica potrà dare in questo momento non solo sarà prezioso, la sinistra, il centrosinistra, i movimenti civici sicuramente nei vari territori dovranno costruire un percorso di statuto della città metropolitana il più rispondente alla realtà attuale. Per noi, come forza di sinistra, per dare una risposta concreta a quelle esigenze, come quella appunto che citavo del lavoro, che attanaglia molti dei territori della provincia e sempre più anche la città di Milano. Un augurio a tutti noi, grazie. Grazie Matteo. Come ho detto, do ora la parola a Cristina Jucker, che è la vicepresidente del Movimento Milano Civica, e scuso Nanni Anselmi che mi ha scritto oggi, ma credo che lo farà meglio più di me. Prego. Allora,
Come forse qualcuno di voi sa già, MMC era un movimento Milano Civica che si è preso a diventare movimento Metropoli Civica, che è nato proprio dal territorio senza alcun legame o senza derivare da alcuna istituzione tradizionale di partito. Nel 2011, in occasione delle elezioni che hanno portato poi alla nomina di Giuliano Pisacchi, Civico si è rafforzato e ha continuato nella sua attività proprio con l'intento di sviluppare il civismo e i valori del civismo come nuova forma di partecipazione diversa, ma non in contrasto, non in opposizione con i partiti tradizionali. E sono proprio questi valori del civismo, in una situazione che, come è stato detto anche prima, è di stacco, di sfiducia in molti casi tra le istituzioni e i cittadini, che oggi danno un particolare significato, un particolare rilievo secondo noi alla partecipazione di MMC a questa coalizione di centrosinistra nata proprio in vista della formazione della città metropolitana. Tra questi valori che distinguono il civismo, noi poniamo in primo piano uno che tra l'altro è stato scelto anche da Adriano Cesi come parola documentare, ed è proprio il valore del territorio. Per il civismo il territorio non è semplicemente un'espressione geografica, ma è proprio un luogo, un dove si formano le comunità di cittadini, dove si forma la loro storia, la cultura, l'economia e soprattutto le relazioni sociali di un determinato spazio geografico. Il territorio è anche chiaramente la base, l'elemento forse principale su cui interviene la città metropolitana, ed è al centro di questa nuova istituzione, un'istituzione in cui noi crediamo e che siamo convinti che possa essere un passo avanti molto importante per tutta quella che è oggi o da domani l'ex provincia di Milano. Ma a nostro parere la costruzione della città metropolitana deve passare attraverso un aspetto che per noi è molto importante, che è l'aspetto culturale della formazione del cittadino metropolitano. In varie maniere, in vari modi, è stato detto da molte delle persone che mi hanno preceduto, perché è proprio il cittadino metropolitano che deve arrivare a capire, a trovare in questa nuova istituzione i vantaggi e i benefici per la propria vita di tutti i giorni. In questo senso MMC intende proprio essere vicino ai cittadini. Da questo lavoro anche culturale che va fatto su tutto il territorio della nuova città metropolitana, è necessario operare con un'attività di formazione e soprattutto di comunicazione, che io credo che appunto il nostro movimento, insieme a tutti quanti evidentemente, sia in grado di fare e che intende fare, ritenendolo un fatto indispensabile per dare una motivazione e creare un consenso popolare, un consenso generale, un'operazione che al momento, anche qui mi sembra che sia stato sottolineato già da altri prima giustamente, è per lo più distante, scettica, fredda, in alcuni casi è anche molto perplessa su questa iniziativa. Ora, non c'è dubbio quindi che il successo della città metropolitana non potrà che dipendere in gran parte proprio da quanto questa sarà accettata e condivisa da tutti i cittadini. E qui torno ancora un po' al discorso del territorio e soprattutto, come è stato detto in precedenza, direi molto giustamente anche da Michela Palestra, dalla conoscenza del territorio, quindi la conoscenza del territorio da parte di tutti voi, di tutti noi, di chi ha questa conoscenza, la possiede, è fondamentale per creare qualche cosa che sia funzionante, che funzioni bene.
Quindi noi siamo convinti che la valorizzazione e la difesa del territorio, dei suoi abitanti e delle loro esigenze sia un obiettivo di una seria battaglia civica, ma anche che debba essere obiettivo di una battaglia politica importante. Il valore aggiunto che noi possiamo portare a questa coalizione è proprio questo tipo di battaglia per valorizzare l'identità del territorio, di ogni area omogenea, che viene a inserirsi in un disegno istituzionale più vasto che supera, ma non dimentica, i piccoli comuni. Quindi supera anche il problema della la paura di una Milano che possa invertire tutto, che così non è, Zappia l'ha detto chiaramente poco fa, ma che metterà sicuramente tutti in grado di dialogare con un peso specifico più significativo sia con la Regione sia con tutta l'Europa. Grazie. Grazie. Metropolitano del Partito Democratico. Voi ridete, scherzate, ma Mirko Mazzale è rimasto fuori. Per presidiare la sala. Per parlare di città metropolitana dobbiamo rispondere a mio avviso a alcune domande. La prima è: con chi compete il Politecnico di Milano? Il Politecnico di Milano non compete in Italia, compete con Oxford, con Manchester, con Cambridge, con i Politecnici della Federazione Elvetica. Con chi compete Milano come città della ricerca scientifica e tecnologica? Beh, Milano è nelle top 10 in Europa, davanti a città come Amsterdam, come Berlino, come Vienna, come Stoccolma, come Bruxelles, dietro città solo come Londra, Parigi, Madrid, Dublino, Barcellona. Quali altre realtà in Europa possono vantare di avere, ospitare realtà di eventi così importanti come Expo, che è l'evento più importante che l'Europa attende nei prossimi 10 anni? Nessuna, solo Milano. Milano e Expo sono le due dinamiche che intrecciate provocheranno una trasformazione sociale e economica di Milano mai vista nella sua storia, e credo che debbano essere viste insieme nel racconto che noi dobbiamo fare, perché come la nostra realtà sociale e economica è in grado di competere con l'Europa, anche noi come politica dobbiamo non stare semplicemente a guardare quello che accade, ma inforcare la bicicletta e essere in grado di combattere con gli studenti che vengono qua per imparare, con le persone che intraprendono attività qua a Milano per farla ancora più ricca, più importante, con le persone che vengono qua a lavorare per emanciparsi, per crescere, per studiare. Questo è il compito della politica, e credo che la città metropolitana sia l'unico modalità con cui noi possiamo dare una risposta concreta. Se noi pensiamo alle associazioni della cultura, anche alle associazioni religiose, alle associazioni del commercio, delle imprese, ai sindacati, tutti operano in una dinamica che è metropolitana e non più solo cittadina. E quindi la politica deve in qualche modo inseguire, utilizzando, come dicevo, Expo non solo come un evento che può trasformare radicalmente la realtà milanese, ma anche per cambiare la governance istituzionale. Tutte le grandi città metropolitane in Europa che hanno ospitato eventi della portata di Expo hanno anche interpretato quell'evento per trasformare la propria governance istituzionale, così Barcellona e così altri. Expo ci dirà dove siamo in confronto con le altre città, dove siamo più avanti, dove siamo più indietro. Alcune cose sono state espresse anche dei punti di forza di Milano anche questa sera. Expo ci regalerà la sharing economy, l'economia condivisa, la possibilità di condividere mezzi di trasporto, spazi, stresserà il concetto di condividere elementi con le persone che arriveranno dagli altri paesi, offrirà una vetrina gigantesca per Milano metropolitana. Noi possiamo affrontare questa sfida in due modi, e di sicuro quello che non è corretto è quello di pensare e interpretare la città metropolitana come un ambito in cui chi farà il consigliere metropolitano, chi farà il sindaco che interagirà col consiglio metropolitano, andrà ad avere la tentazione di tutelare i propri interessi di bottega, di comune. Noi pensiamo che dobbiamo superare la conservazione dell'esistente, oppure non daremo nessun tipo di futuro ai nostri territori. La dinamica squisitamente comunale, se non interagisce con i servizi di area vasta, non può dare del futuro, perché abbiamo dei comuni che inseguono una crisi di bilancio dopo l'altro. Dobbiamo avere invece la capacità di prendere quella mongolfiera, costruire ponti tra i territori in termini di servizi sociali, ridare ambiti giusti ai servizi pubblici, dal trasporto all'idrico ai rifiuti, rispetto a quello che è le persone che usufruiscono di quei servizi. Dobbiamo andare a ricomporre quella che è l'esigenza
di quei servizi con la costruzione di imprese, di abiti territoriali che siano ottimali. E questa è la sfida della città metropolitana. Come Partito Democratico vogliamo portare due parole, una è stata citata che è quella del futuro, l'altra è il tema dell'efficienza. L'efficienza è avere strumenti di governo che funzionino, risorse finanziarie adeguate, è appunto dare ambiti ottimali ai servizi pubblici, è sburocratizzare e semplificare l'attività della pubblica amministrazione. Prendiamo a pretesto la città metropolitana per andare a scolpire quella marmorea organizzazione amministrativa burocratica che troppo spesso troviamo nei comuni. Prendiamolo a pretesto per andare a uniformare, a rendere facile l'accesso ai servizi pubblici. Noi non credo che abbiamo 12 anni come Barcellona, anche perché Barcellona era costruita senza l'assenza di una legge. Noi abbiamo la fortuna di una legge che è stato ricordato, non è la più bella del mondo, ma che ci dà comunque la possibilità di avere un là. E 12 anni non ce li concederanno, proprio per i motivi che ricordava Giuliano Pisapia. Quindi dobbiamo essere più bravi di Barcellona, noi dobbiamo essere in grado, dal punto di vista dell'efficienza, di mettere in evidenza alcune battaglie, alcune sfide che rendano concreto per tutti la sfida della città metropolitana. In questo senso dobbiamo costruire anche un sistema di relazioni con il mondo delle imprese, con il mondo dei lavoratori. L'altro giorno all'assemblea di Asso Lombarda il presidente Rocca ha presentato l'idea della costruzione di una city council, un city council sul modello sempre di Barcellona, dove possano sedere associazioni di categoria e creino un rapporto virtuoso e dimostrino il fatto che una città metropolitana, una città complessa come Milano, non la si può governare solo con la politica, non lo si può governare solo a partire da una giunta. Ma bisogna creare un rapporto virtuoso, trasparente, con tutti i mondi produttivi, dei lavoratori, del commercio, che diano spazio, che diano importanza, che diano visione e che vadano a capire qual è la vocazione produttiva che tutti i territori hanno e che si rimbocchino le maniche uno a uno per affrontare le sfide insieme, sfide come Exo, sfide come l'integrazione dei servizi pubblici, come il biglietto unico per la città metropolitana, come costruire un atto unico dei servizi idrici, come è stato raccontato, come costruire dei percorsi comuni per Expo rispetto alla cultura, rispetto ai visitatori, costruire dei percorsi che portano i cittadini a visitare sì le bellezze di Milano, sì la grande attività di Milano, ma il Pertini di Cinisello, così tante altre realtà che possono essere inserite all'interno dei percorsi per i visitatori. L'efficienza è poi ovviamente legalità ed intervento deciso a qualsiasi costo, come abbiamo saputo fare anche noi di centro-sinistra, anche a costo di andare incontro a qualche sconfitta elettorale, ma efficienza vuol dire anche rispetto delle regole, creare dei rapporti virtuosi, vuol dire avere degli atti trasparenti, vuol dire mettere in rete tutte le informazioni, vuol dire avere anche la possibilità di avere un accesso trasparente, uniforme ai servizi. E questa, insieme alla parola futuro, sono le sfide che dobbiamo affrontare. Le sfide del futuro sono le sfide di interpretare la nostra vocazione produttiva, così come anche saper affrontare insieme le difficoltà delle persone, quelle che sono accanto a noi, che sono state ricordate negli interventi precedenti, e anche quelle che arrivano da territori lontani, come la crisi che abbiamo dovuto affrontare per ora Milano da sola, ma che necessita di un ragionamento più ampio come quella dei siriani, degli eritrei, che in questi giorni, anche grazie a una grandissima solidarietà delle persone che si sono messe a disposizione, è stata affrontata vivacemente e con importanza da parte del Comune di Milano. Sempre in ottica del futuro credo che sia anche ripensare alla rigenerazione urbana, non solo come tema urbanistico, ma come una pianificazione integrata che fermi gli scempi e i consumi di spazio tollerati per salvare i bilanci e offra un disegno armonico che consegna chi viene dopo un territorio più bello. E deve rispondere sempre in ottica metropolitana anche all'emergenza abitativa, al tema dei quartieri popolari, delle case popolari, che deve essere affrontata perché non è una sfida solo di Milano, ma deve vedere tutti i comuni protagonisti in questo elemento. Futuro è anche pensare a quella che è l'eredità di Expo, anche questo è un tema che è stato affrontato prima con la collaborazione delle forze dell'ordine in senso integrato, ma non solo questo, anche il disegno di quello che verrà è un'eredità che ci lascerà, non solo la condivisione ma anche quello che avverrà lì è un tema che dovrà riguardare in qualche modo anche la condivisione con i sindaci dell'area metropolitana. Noi pensiamo, l'ha detto bene il sindaco Pisapia, a una città metropolitana policentrica. Anche rispetto agli interventi di stasera credo che dobbiamo superare un po' la logica del centro-periferia che ho sentito troppo spesso. Non esiste centro-periferia, esiste una realtà un policentrica che deve essere ragionata con zone di area omogenea, pensando a ogni area che cosa può offrire, come può differenziarsi, come può competere con le altre, quali sono i servizi e i contenuti da posizionare in quell'area e come ragioniamo di sviluppo, di programmazione industriale rispetto al futuro della città metropolitana. Tutto questo, l'ho già detto e concludo, lo faremo solo se abbandoneremo qualsiasi logica di rivendicazione, ma saremo pronti all'azione. Noi dobbiamo
prendere esempio dai nostri sindaci, e per questo credo che sia importante avervi visti stasera, una piccola rappresentanza dei sindaci dell'area metropolitana. Il centro-sinistra governa oltre i 2/3 dell'area metropolitana. Noi dobbiamo prendere esempio dei nostri sindaci, che non solo rappresentano degli interessi particolari, non solo vengono eletti dopo una campagna elettorale dura, alcuni li abbiamo visti anche recente, ma agiscono nell'interesse del bene pubblico, prendono decisioni ogni giorno. La città metropolitana che piace ai nostri cittadini è una città metropolitana che non aspetta troppo tempo, che prende decisioni in maniera repentina, che sa fare dell'efficienza, dell'efficacia delle proprie scelte, che sa mettere insieme le persone, non aprire tanti tavoli di lavoro, ma prendere decisioni nel bene comune. E questo è il modo, è la cifra politica che deve avere, la cifra di efficienza. In questo senso credo che i sindaci siano l'esempio più fulgido di quella che è il percorso di costruzione della città metropolitana di Milano. Adesso noi avremo davanti delle tappe serrate, sono state ricordate da Arianna all'inizio. A me piacerebbe molto, ne parleremo anche con gli altri segretari, con i sindaci, arrivare al 14 luglio, che è una data rivoluzionaria, per presentare il simbolo di una lista di centrosinistra e anche le persone che dovranno essere condivise con i territori, che andranno a rappresentare il centrosinistra all'interno della città metropolitana. C'erano ovviamente le tentazioni di chi diceva corriamo, presentiamo il simbolo di ogni partito, presentiamoci divisi. Ma io credo che sia bello invece, proprio nell'ottica in cui dicevo di prendere delle decisioni, prendere proprio esempio dai territori, dalle piazze d'Italia, dalle piazze di Milano, dove persone che hanno sfumature politiche anche differenti si confrontano per il bene della propria città. La stessa cosa, la stessa concretezza, la stessa pragmaticità, noi la dobbiamo sapere portare in questa sfida, così essenziale come è la costruzione della città metropolitana di Milano. Grazie mille. Abbiamo rispettato magicamente le 11:30, spero sia stato utile e alla prossima, molto rapidamente. Buona serata.